Salutone a tutti i tifosi del Padova, sono qui da pochi giorni ma sto cercando insomma di ambientarmi il prima possibile e spero insomma di presentarmi nel migliore dei modi e già da domenica di ottenere un ottimo risultato. Da bambino ero veramente, veramente piccolo perché mi sembra avevo 6 anni e c'era la squadra di calcetto dell'oratorio e io mi ricordo che già fisicamente ero un po' più grande dei miei coetanei e mi mandavano subito a giocare con i ragazzini 3-4 anni più grandi, quindi diciamo, da là ho iniziato subito a prendere un po' confidenza con i più grandi e poi andando avanti non ci ho mai pensato seriamente. Era più un divertimento, cioè l'unica cosa che mi piaceva fare, quindi mi sono approcciato un po' diversamente al calcio quando c'è stata la chiamata dalla Cisco Roma, che si chiamava Atletico Roma, alla Lazio. Lì ho iniziato a pensarci un po' più seriamente, poi ho firmato il primo contratto, quindi diciamo da lì è nato un po' tutto. Allora, io di Padova un po'... dei racconti che mi diceva Totò Di Nardo l'anno scorso che era con me a Carrara, quindi lui so che qui ha vissuto uno dei più bei momenti della sua carriera, quindi me ne parlava benissimo. E come città mi diceva sempre una bellissima città, un bellissimo centro, come squadra e come piazza naturalmente neanche lo devo dire. Padova la prima volta penso l'ho seguita insomma quando ai tempi di Esharawi, che mi sembra hanno fatto i playoff e poi niente, l'anno scorso con Di Nardo che ci parlava sempre di Padova, ho visto che comunque in D c'erano 8.000 persone, ma io sono molto tranquillo, ho il cane che mi prende tantissimo tempo, mi piace molto la PlayStation, quindi anche a quello dedico molto. PlayStation sempre o FIFA, calcio o Call of Duty. In questo momento, se parliamo calcisticamente, uno è felice soltanto se vince, perché poi indipendentemente se va bene o male, per noi che comunque passiamo 24 ore su 24 tra allenamenti, comunque impegnati totalmente in questo mondo, per noi l'unica cosa che conta è quella, quindi se andiamo bene col calcio siamo felici, altrimenti ci va male di conseguenza tutto il resto. Da 10 anni speriamo in nazionale, speriamo. No, a parte gli scherzi, sto cercando insomma di non vedere a larga gittata e spero adesso in questi 6 mesi di andare bene io, di andare bene il Padova e di fare il massimo. E poi a giugno già di tirare una linea. E poi di vedere piano piano, anno per anno, cercando insomma di fare un piccolo scalino volta dopo volta. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.